Giornata di ulteriori sopralluoghi dei carabinieri nell'appartamento di Via Piave a Scaldasole dove viveva Anila Ruci, 37 anni, di origine albanese, ritrovata morta nel tardo pomeriggio di mercoledì. La casa è stata posta sotto sequestro, così come il box in cortile. La persona che viveva con lei, che la donna in paese presentava come il fratello, Osman Biliu, 30 anni, ha passato la notte in terapia intensiva. Tanti misteri dall'ora della morte della donna alle ragioni che hanno portato il convivente, che non risulterebbe per niente essere il fratello, a collassare poco dopo l'arrivo dei soccorsi. Il caso è stato scoperto nel tardo pomeriggio. Alle 16.45 la 37enne, che in paese diceva di fare la badante, aveva il solito appuntamento settimanale dall'estetista accanto a casa, dove però non è mai arrivata. Aveva appuntamento ieri da me alle 16.45, sono l'estetista del paese. E niente, non l'ho vista arrivare, cosa molto insolita perché lei è sempre molto puntuale. E le ho mandato un messaggio che non le è mai arrivato perché il telefono risultava spento. Qualche minuto dopo, il convivente, che di fatto non parla italiano, si è presentato concitato al bar cercando di chiedere aiuto. Tutti lo hanno trovato sconvolto, con dei segni sul viso, e qualcuno ha chiamato il 112. All'arrivo dei soccorsi l'uomo è tornato in cortile, dove è svenuto. Subito dopo i carabinieri hanno rinvenuto il cadavere di Anila Ruci, accoltellata alla gola. Perché ho visto quando è venuto qua a chiedere per chiamare il 118, e poi è arrivata l'ambulanza, e quando sono andato in casa, come si è sentito dire, la ragazza era distesa nel divano coperta con lenzuolo. Non è chiaro se Osman Biliu sia svenuto per lo shock o per le ferite che aveva addosso, sebbene chi lo ha visto tenda a minimizzarne l'entità, almeno di quelle visibili. Ma io non le ho viste, perché ho visto che gli scendeva un po' i pantaloni e continuava a tirare giù. Poi l'ho visto un po' dimagrito, pallido, che non riusciva nemmeno a parlare. E cercava di chiedere aiuto per chiamare l'ambulanza, però si vedeva che lui era sconvolto. Proprio lo vedi che era preoccupato, cioè cercava di chiedere aiuto. Di certo l'uomo è stato ricoverato a San Matteo in gravi condizioni, anche se non sarebbe in pericolo di vita. Tornando ad Anila Ruci, alle 16.45, orario del WhatsApp dell'estetista, il cellulare risultava spento. Durante la giornata però aveva già mancato la sua abitudine di passare al bar. Nel locale infatti l'avevano vista martedì per l'ultima volta. Sì, sì, due volte come fa spesso, caffè, sigarette, basta, è andata via. Ma era normalissima, sempre parlare, ridere, tranquillo. Diciamo che ieri aveva mancato un'abitudine. Sì, non ci ho fatto caso, poi quando hanno detto della storia ho detto cavolo, oggi non è venuto al bar.